ho visto Gesù bambino scendere dal cielo su una bianca nuvoletta in forma di piccola culla. Quanto era bello! Lo avvolgeva una luce di paradiso. Qui il Signore in un giorno mi ha ridato tutto. E qui ho scoperto che Dio esiste. Il Signore qui ha parlato al mio cuore. Io ero ateo, non credevo in Dio. In questo luogo io ho imparato a perdonare. Sono 16 anni, sono piena di una gioia incredibile. Sono diventata una mamma spirituale. Il momento in cui siamo arrivati io insieme a mio marito e i nostri 3 bimbi, qui la nostra vita è cambiata. Sono trascorsi più di 60 anni da quella prima apparizione nella casa paterna di Gallinaro. Giuseppina Norcia aveva appena 7 anni. Gesù bambino le sorrideva da una nuvoletta, raccontò, e lei fu pervasa da un profondo sentimento d'amore. Iniziò lì la sua straordinaria storia di donna semplice, di campagna, capace però di leggere come nessun altro nel cuore del prossimo e di trasmettere a chiunque e risvegliare l'amore verso Dio. Una donna piena di umiltà, una donna ricca di fede, una donna che mi ha dato una vera testimonianza del credere in Cristo. Era la mamma di tutti, era una persona importante. Lei è proprio una persona che la mia vita ha cambiato totalmente, come tante persone di tanti giorni. Lei era la forza, noi da lei attingevamo tutto. Le stagioni passano e plasmano una donna diversa. All'innata bontà si aggiunge un sentire nuovo, un rapporto sempre più intimo con il divino. Ma la vita di Giuseppina prevede ancora tappe durissime. 19enne sposa Umberto, si trasferisce a Sora, nascono 2 bambini, ma alcuni anni dopo lui muore e lei viene colpita da un male incurabile. Il 15 maggio del 74 Giuseppina è a casa assorta in preghiera. D'improvviso una luce, racconterà. È Gesù con Maria e San Michele Arcangelo. Le annunciano la missione di salvezza che dovrà compiere. Il suo sì non si fa attendere. Poi una rivelazione: molto presto guarirai. 4 giorni dopo il chirurgo divino mantiene la promessa e le riappare guarendola. L'esperienza non termina lì, le apparizioni proseguono, in una di queste Gesù le indica dove costruire una piccola culla per sé. Un anno dopo è pronta, esattamente nel luogo della prima apparizione a Gallinaro. Benedetta dal vescovo di Sora, diverrà presto meta di un pellegrinaggio ininterrotto e planetario. Una folla inesauribile, credenti ma anche atei, come richiamati da una sfida. Per tutti ormai Giuseppina è la santa del bambinello. Il primo miracolo che ho sentito parlare di questo luogo è stata una bimba di 14 mesi, era già più di un'ora che era senza ossigeno al cervello e purtroppo era morta, praticamente clinicamente morta. Con la piccola immaginetta di Gesù bambino e l'acqua benedetta gliela misero sul cuore, attaccata ancora ai monitor, la bimba ha aperto gli occhi, i medici hanno dovuto dire guarigione inspiegabile. Io sono reduce di 10 anni di anoressia. Praticamente i dottori non mi avevano dato nessuna speranza. Io avrei provato a rimettere anche un bicchiere d'acqua, 34 kg di peso. Invece qui il Signore in un giorno mi ha ridato tutto. Una donna che ha obbedito alla chiamata di Gesù era una donna che naturalmente si può dire santa. E lei insisteva a venire a fare i pullman, dobbiamo portare le anime a Gesù bambino. Il Signore sta cercando quei fratelli più lontani, quelli che si sono persi nelle strade del mondo. Se si eccetto a Praga è l'unico luogo, l'unico santuario dove si pratica e si, insomma, dove c'è il culto della figura del bambino Gesù. Per noi un'occasione insostituibile di crescita e per tante famiglie ha rappresentato molto. Per 33 lunghi anni Giuseppina mantiene la parola data al Signore, trasformando in sorrisi milioni di lacrime, testimoniando l'amore di Dio, esortando a pregare e mai lucrando. Il 5 luglio del 2008 imprime la parola fine sul romanzo terreno di Giuseppina Norcia. Chi sia stata, chi sia, è affidato al sentire di ciascuno. La Chiesa, tradizionalmente prudente, non si è mai pronunciata.
ma fu la stessa Giuseppina, nell'unica intervista che rilasciò recuperata negli archivi RAI, a giustificare chi, pur volendolo, non riusciva a crederle. Le sto vivendo queste cose e per me è facile capire, no? Ma per chi poi non si trova dentro, come posso dire, chi non vede come me il Signore, chi non sente quello che Lui dice, è molto difficile poi a comprendere. Quindi io sto sperimentando veramente l'amore di Dio. Tanti segreti mi ha detto Gesù, ma ancora non li posso rivelare. Centinaia di migliaia di persone, anche quest'anno, sono accorse a Gallinaro piene di speranza e i prodigi continuano. Cominciamo da una segnalazione che riguarda il caso del balcone abusivo sul Tevere, per il